Ho dedicato 3 anni della mia vita allo studio H24 delle dimissioni di Papa Benedetto. Ho pubblicato oltre 500 articoli su Libero, BioBlu e altre testate e un libro intitolato Codice Ratzinger di 340 pagine che ha venduto 18.000 copie, classificandosi fra i primi 10 bestseller italiani. Da questo lavoro che cosa è emerso? È emerso che Papa Benedetto con quella declaratio dell'11 febbraio 2013 non ha affatto abdicato, ma ha semplicemente annunciato che sarebbe stato posto in sede impedita dai cardinali. Come? Attraverso la convocazione di un conclave abusivo. Questo è l'anello canonico di Ratzinger, cioè un aspetto circolare. Un annuncio autoavverante, infatti la declaratio si chiama declaratio, dichiarazione e non renunziatio, in cui Papa Benedetto dice che a partire da una certa data lui perderà il ministerium, cioè il potere di fare il Papa, ma conserverà il munus, l'essere Papa. E questa è una situazione assurda, impossibile, come hanno evidenziato tanti canonisti da 10 anni a questa parte. C'è un solo caso in cui il Papa può rinunciare a fare il Papa mantenendo l'essere Papa. È questo che nessuno dice, cioè il caso della sede totalmente impedita, quel caso in cui il Papa è confinato, esiliato, prigioniero e non è libero di esprimersi. Naturalmente il Papa non può mettersi in sede impedita da solo, ecco perché lui annuncia che gli stessi cardinali, convocando un conclave a Papa non morto e non abdicatario, creeranno un colpo di Stato che detronizzerà Papa Benedetto, gli farà perdere il potere di fare il Papa, gli farà perdere il ministerio e lo porrà in sede impedita. In sede impedita lui si rifugierà in Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae, vestito di bianco con il nome pontificale. Questo perché naturalmente egli è rimasto sempre Papa. E allora la qualifica di emerito da dove deriva? La qualifica di emerito è nient'altro che un eufemismo per dire Papa impedito. Infatti il vescovo canonicamente raggiunti i 75 anni diventa emerito, scritto con la E maiuscola, perché perde il ministerium della sua diocesi ma mantiene il munus. Il Papa, quando perde il ministerium, visto che non può condividere con nessun altro il munus di pontefice, questo avviene perché è impedito. Papa Benedetto ci ha fatto capire questa sottilissima, condizione giuridica che è stata celata nelle pieghe del latino e del diritto canonico, perché appunto solo in latino c'è la distinzione fra munus e ministerium, solo il latino poteva fare riferimento all'orario romano con l'ora vigesima che pone l'entrata in vigore della rinuncia al ministerium dalle 13 del 1 marzo, perché l'ora vigesima che parte il 28 febbraio per l'antico orario romano pontificio corrisponde alle 13 del 1 marzo, quando da pochi minuti era stato convocato il conclave illegittimo, emesso con il bollettino vaticano che viene sempre diffuso fra le 12 e le 13, mai oltre le 13. Solo grazie al latino Papa Benedetto poteva fare una cosa del genere, lasciando la sede vuota, sgombra, libera e non vacante, come è stato tradotto. Ci ha fatto comprendere questo status di impedito in 9 anni, quasi 10, di messaggi abbastanza allusivi, anfibologici, cioè con un doppio significato, o molto, molto precisi, ma da scavare. Il cosiddetto codice Ratzinger, per esempio, quando dice: "Sono il primo Papa a essersi dimesso dopo 1000 anni", chiaro segno del fatto che per lui la parola dimissioni non corrisponde all'abdicazione, perché l'ultimo abdicatario è del 1415, quindi 600 anni prima e non 1000 anni prima. La soluzione di questo piano antiusurpazione, che era pronto da almeno 30 anni, si ha nella Universi Dominici Gregis, la Costituzione Apostolica, promulgata per tempo da Giovanni Paolo II e dal Cardinale Ratzinger, nella quale appunto si fa riferimento al canone 332.2 che impone la rinuncia al munus. Quindi, se la sede non è rimasta vacante a norma di questo canone 332.2, l'elezione è invalida, la persona eletta non ha alcun diritto e i cardinali hanno il pieno potere di intervenire per far rispettare i diritti della sede apostolica. Quindi,
Tutta la questione si risolve semplicemente con un numero minimo di 3 cardinali di nomina pre-2013 che semplicemente dichiarino al mondo che il Papa, quello vero, è morto e che bisogna convocare il conclave. Naturalmente ci sarà una querelle, ma ormai questa storia del fatto che Papa Benedetto non ha mai abdicato è diventato il segreto di Pulcinella.